Dice Argento e Nuvole è magnifico. Come avete fatto a creare atmosfere così meravigliose e coinvolgenti? Io lo consiglio a tutti, siete grandissimi, dice Rossi. Infatti ci sono grandi sonorità anche diciamo etniche in questo brano. Quali sono, diciamo, le musiche, i popoli, le sonorità che più vi ispirano? Ma è che ogni brano si va a colorare proprio di una sonorità differente da un'altra, e questo è un po' il nostro modo di vedere, di sentire la musica. L'ispirazione ce la dà il mondo stesso, alle volte ce la danno anche solo i suoni, nel senso che il mondo è talmente ricco di suoni, di colori, di immagini, e perché non farsi contaminare da tutto questo e portarlo nella propria musica? Quindi le suggestioni che noi ricerchiamo e che vediamo giungere alle orecchie, al cuore di chi ascolta, sono poi le suggestioni che abbiamo provato noi nel momento della creazione, e quindi è un po' un unire tutto quello che c'è su questo creato e che ci può dare delle belle emozioni. Ecco, questo è un po' il mondo dei Chimera. E voi, come i grandi scrittori, grandi poeti del passato, amate riportare delle situazioni che sono reali, come appunto Eden, sotto forma di leggende, miti. E nella mitologia classica, qual è il mito, la leggenda che più così hai nel cuore? Oddio, ma noi non narriamo solo di mitologia o solo, diciamo che forse la figura maggiore che noi amiamo prendere è la metafora, quindi se mettiamola così, un po' come si scriveva nel passato, si dava adito alla mente della persona, si lasciava spazio all'immaginazione. La metafora è un qualcosa che arriva a tutti con il lessico scritto e così pronunciato, ma permette di crearsi un mondo interiore. Quindi forse più che di mitologia parlerei di metafora, perché è forse la figura retorica che più ci identifica, ecco, quindi quella che ci permette di arrivare a più persone, anche a diverse età, e di dare loro comunque ad ogni ascolto, quindi magari una persona ascolta un nostro brano, lo riascolta dopo un certo periodo, magari trova un riferimento diverso alla propria vita. Quindi la metafora è forse la nostra figura preferita. Parliamo di spettacoli, parliamo delle vostre esibizioni dal vivo, tra l'altro siete reduci da uno spettacolo a Milano, Cyber scrive Chimera, siete stati magnifici a Milano al concerto di venerdì 15, ora aspettiamo tutti noi fans con tanta impazienza lo spettacolo Utopia. Allora parliamo proprio di questo spettacolo Utopia, uno spettacolo che forse ha per adesso perlomeno un grosso difetto, quello di essere uno spettacolo unico e per noi toscani realizzato un pochino lontano, perché siamo nei pressi di Aosta, al confine fra il Piemonte appunto e la Val d'Aosta. Uno spettacolo di grandi atmosfere, c'è una grossissima attesa, la collaborazione come voce narrante di Enrico Ruggeri, insomma ce n'è veramente per rendere questo spettacolo bellissimo. Sì, è un po' come appunto dicevi, un po' una creazione, nel senso che dalla A alla Z è a nostra cura, poi c'è la collaborazione di Enrico come voce narrante che narrerà appunto testi scritti da Simone, e questo il 28 maggio vuole essere un'anteprima, nel senso che abbiamo collocato lo spettacolo in questa posizione, perché in questo teatro faremo l'allestimento, saremo chiusi per giorni e giorni per l'allestimento, e poi anche per in questo momento partire dalla regione, dalla terra dalla quale arriviamo, la Valle d'Aosta. È ovvio che in questo momento è l'unica data, ma vuole essere anche un buon auspicio per vedere coronati tutti i contatti che abbiamo con i vari teatri, per poi magari da settembre partire con alcune date. Quindi insomma noi siamo molto positivi e cerchiamo sempre di vedere il meglio, quindi questo appuntamento che come dicevi tu è molto atteso, perché è uno spettacolo molto sognante, veramente all'insegna del sogno, stiamo creando sulle nostre musiche delle scenografie, proiezioni, immagini, un qualcosa di suggestivo che come la nostra musica
possa lasciare qualcosa di più, anche di interpretativo, allo spettatore, che possa entrare, abbia voglia e la possibilità di entrare in questo viaggio all'interno del sogno, all'interno di Utopia. E questo è un po' la nostra presentazione dei Chimera sul palco come performance. Tra l'altro voi come sempre curate lo spettacolo a 360 gradi, addirittura vi disegnate i costumi, come hai detto tu, le scenografie, insomma sì. uno spettacolo che è proprio dei Chimera. Sì, proprio firmato Chimera, può essere un difetto, può essere un pregio, non lo so, noi lo vediamo come una cosa molto bella. E perché ci vede a tutto tondo, partiamo dal costume, dalla maschera, dal testo, dalla scenografia, dalla coreografia, e per noi è un punto a favore e lo sentiamo come tale, lo sentiamo come fortuna di poter fare tutto questo e soprattutto siamo fortunati di poterlo condividere con chimerici e non solo, ma tutti quelli che insomma abbiano voglia di avvicinarsi al mondo dei Chimera. Abbiamo parlato di questo spettacolo a Pont-Saint-Martin, per i fans dei Chimera ovviamente la distanza non esiste in qualche modo, abbiamo detto che è un po' lontano, ma sicuramente non è lontano per niente l'appuntamento che vi vedrà protagonisti il 7 luglio, perché sapete ascoltatori di Radio Diffusione Pistoia che noi, in particolare io, ogni mercoledì alle 17.30, replica il sabato alle 17.30, curo un programma interamente dedicato al Tuscan International Festival di Piombino. Ebbene, i Chimera saranno ospiti del Tuscan International Festival in Piazza Bovi a Piombino, uno spettacolo, io non so se tu hai avuto modo di essere, di aver mai visto questa piazza che è bellissima sul mare, Davide, ti assicuro che è eccezionale. E siete ospiti appunto della Toscana e del festival estivo. Ma una terra favolosa, sarà un piacere, tra l'altro negli ultimi mesi siamo già venuti due volte in Toscana ed è sempre un piacere tornare per lo spirito, per la terra, quindi sarà nella calda estate, anzi speriamo sia una calda estate, di sicuro sarà un appuntamento molto molto bello. E mi immagino che in quell'occasione sarete nella versione voi più Fabrizio Palermo, Danny Conizzoli e Roberto Bruschi con il trio, oppure no? E per l'occasione no, nel senso nell'occasione ci saremo sul palco noi, Chimera, io e Simone, e quindi per l'occasione non saremo accompagnati dai musicisti, ma saremo in versione di interpreti e quindi insomma staremo molto volentieri su quel palco a strapiombo del mare, sul mare, e a cantare la nostra musica. Beh, sicuramente la magia della musica dei Chimera, le atmosfere di Chimera, il mare di Piombino, il palco del festival, non sarà proprio uno spettacolo come Utopia, per carità, però sicuramente fans dei Chimera venite a Piombino perché merita sicuramente questo piccolo spazio dei Chimera al festival estivo, sarà sicuramente una cosa unica, incredibile. Eli fa una domanda. Dice: nel vostro sito ho letto una bellissima descrizione di Utopia, che messaggio volete dare al vostro pubblico con questo lavoro? Io spero d'esserci. Mm-hmm. Il messaggio principale è che credere nei propri sogni, ma credere che i sogni non siano solo sogni, ma siano potenziali realtà, è forse la forza maggiore che l'essere umano possa avere. Nel senso che nel momento in cui si crede fermamente in ciò che si sogna e lo si sente già realizzabile, è già un primo passo verso i propri successi personali. Questo è un po' il significato del viaggio all'interno di Utopia. Ti faccio un'ultima domanda e riguardo un'altra cosa molto molto attesa da tutti, vale a dire il video di Eden. Quanto manca all'ultimazione e soprattutto che se puoi darci una piccola anteprima su come sarà questo video? Ma guarda, ti posso dare ancora meglio, nel senso un'anteprima sulla data di uscita, nel senso che il DVD del videoclip è praticamente pronto e sarà disponibile già poi a partire sul nostro canale YouTube, dal nostro sito chimeramusic.it, a partire dal 27 di aprile, quindi insomma molto molto presto.
e lo presenteremo poi ufficialmente il 26 di aprile, quando saremo ospiti della trasmissione L'importante è la salute, in onda sia su Digitale Terrestre che su Sky, e saranno poi, insomma, dal 26 sarà disponibile appunto la visione di questo videoclip, che vuole essere una rappresentazione molto intima di Eden, proprio perché ognuno possa andare ad appiccicarci sopra la propria visione dell'Eden, del mondo. Il nostro videoclip è molto improntato sulla corporalità, sulla fisicità. Abbiamo utilizzato, grazie a delle persone che hanno sviluppato per noi delle proiezioni di immagini, abbiamo sviluppato appunto questa idea di unire il nostro corpo alle proiezioni, quindi un Eden che nasce da noi, dal nostro corpo, e dal nostro corpo esce per raggiungere l'Eden degli altri. Quindi questa è la versione molto intima della nostra visione dell'Eden. È sicuramente dall'uovo di Pasqua dei Chibera una sorpresa più grande non poteva esserci per tutti i fans. Io ti ringrazio tanto, Davide, di essere stato con noi. Un abbraccio anche a Simone, e anche un abbraccio e un grazie di cuore al vostro ufficio stampa, Elisabetta, per aver permesso questo incontro qua a Radio Diffusione Pistoia. Grazie a tutti, a voi della disponibilità, delle due chiacchiere, siamo sempre felici, e grazie a voi soprattutto della disponibilità, della visibilità, quindi un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie mille. Appuntamento, se non a Utopia, sicuramente al Festival Estivo di Piombino, e adesso ci ascoltiamo Eden, il nuovo singolo dei Chimera. Ciao ragazzi!